in collaborazione con... Ring, buonasera e ben ritrovati a tutti quanti. Come facciamo? Cerchiamo di fare spesso, lo vedete dal titolo, l'abbiamo annunciato, anticipato anche oggi nel corso dei nostri telegiornali, l'abbiamo visto ieri con una nuova intervista che ha registrato Gianluca Paladin a Sebastiano Visentin. Dicevo, torniamo, cerchiamo di tornare a fare il punto su quel che fin qui sappiamo e i tanti dubbi ancora aperti del caso di Liliana Resinovic, la scomparsa e della sua morte. Perché è importante questa sera? Vi anticipo subito che tra poco vedremo di fatto un'intervista integrale a Sebastiano che a Gianluca Paladin ha risposto su molti aspetti. Intanto saluto Gianluca che è qui con noi, buonasera, ben trovato. Buonasera Ferdinando, buonasera a tutti. E ci raggiungerà Nicolò Giraldi di Trieste Prima e tra poco avremo anche Nicodemo Gentile. Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope, è secondo noi fondamentale per tanti aspetti. Intanto perché coloro che hanno seguito la puntata del 6 luglio, vado a memoria, ecco 6 luglio, hanno scoperto dall'avvocato della famiglia, l'avvocato di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, molti aspetti, sui quali finalmente siamo riusciti un po' a confrontarci con Sebastiano nell'intervista che vedrete tra poco. E inevitabile, su molte cose ci si può ricordare o meno, si può voler rispondere o meno, però sono emersi aspetti interessanti. Io cerco di riepilogarvi solo alcune cose, poi vedremo appunto, sentiremo Sebastiano e si collegherà l'avvocato Gentile, arriverà Nicolò Giraldi. Una di quelle cose che ha detto l'avvocato Gentile l'ultima volta è: qui è stata un'inchiesta molto suicidio-centrica, cioè ci si è concentrati molto sull'idea che fosse un suicidio. Altro aspetto, e questo è veramente interessante, non vogliamo dire rilevante, è molto interessante e sentiremo la risposta di Sebastiano Visentin su questo. Abbiamo scoperto in quella puntata di Ring del 6 luglio, dalle parole dell'avvocato Nicodemo Gentile, che il telefonino di Sebastiano il giorno della scomparsa di Liliana è rimasto spento, e questo non accadeva mai. Di certo non accadeva nel momento in cui lui si recava nel suo magazzino a lavorare, tra le 9:12 e le 12:15, cioè per 3 ore il telefonino di Sebastiano è spento e i consumi del suo laboratorio sono quasi irrisori. Adesso a questa precisa domanda fatta da Gianluca vedremo la risposta di Sebastiano Visentin. Poi che il cellulare di Sebastiano fosse in realtà anche nella zona, una cella molto simile, vicina al luogo in cui si poteva trovare Liliana al momento della scomparsa. Abbiamo capito molte cose che, anche ribadite, conosciute ma ribadite da Gentile, che la tossicologia, cioè l'esame su eventuali sostanze presenti nel corpo di Liliana, era nulla. Di solito quando si tratta di un caso di suicidio comunque c'è la presenza di una sostanza. Ne abbiamo parlato anche con Fulvio Covalero qualche settimana fa, rivedremo anche questo passaggio di Covalero a Ring. Allora adesso ascoltiamo cosa ti ha detto Sebastiano Visentin e poi vi presenterò gli altri ospiti. In una puntata di Ring l'avvocato Nicodemo Gentile si domandava cosa era successo in quelle 3 ore che lui chiama di buco, dalle 9 alle 12 del 14 dicembre, il giorno della scomparsa di Liliana, dove tu saresti stato appunto nel laboratorio dove hai la tua attività, dove affili coltelli, e non sarebbero state rilevate attività né di cellulare, come se il cellulare non prendesse o fosse spento, né di attività
attività meccaniche elettriche all'interno del laboratorio stesso. Intanto lui dice anche che l'attività all'interno del laboratorio era minima, perciò c'era un minimo di laboratorio, anche perché i coltelli hanno dei percorsi molto complessi. A volte certi coltelli sono impegnativi perché devi magari sistemarli, dargli il suo aspetto naturale, magari si sono rotti o hanno delle curve che non vanno bene, allora devi giustare. In quel caso lì io mi ricordo così vagamente, adesso a distanza di tempo, anche perché non pensavo mai di dover giustificare questo, io pensavo che comunque la procura e gli inquirenti abbiano valutato queste cose qua, anche perché sono venuti molte volte nel mio studio a vedere come faccio, come non faccio. Perciò su questa domanda di Nicodemo Gentile, cosa posso dire? Non lo so, non lo so, non mi sono creato questo problema. Il Il cellulare invece? cellulare era un ambiente in cui il campo era completamente assente, poi cioè, dipende dalla giornata, c'è il sole, c'è la pioggia, c'è quello, c'è il nuvoloso, cioè, sono tanti fattori che comunque influiscono. E in quel giorno lì non lo so, non ho la minima idea. Magari poco campo poteva essere anche Sì, quello. io in genere non spengo mai i telefoni. Assolutamente, non ho motivo di spegnerli, anzi, perché magari tante volte mi arriva la chiamata e magari non riesco a parlare oppure cade la linea, però vedo chi mi ha chiamato, casomai dopo esco e chiamo per sapere cosa posso fare per lui. So che sono momenti difficili, ovviamente, anche ricordare tutto questo periodo passato. Banalmente ti chiedo come stai in questo momento? Ma guarda, c'è alti e bassi, anche perché riesco a vivere una vita tranquilla e serena, fisicamente bene, perché magari faccio un po' di bicicletta oppure la mia attività di coltelli, che comunque è fondamentale, importantissima, perché mi mette sempre a contatto con delle persone che conosco, che mi stimano, che mi vogliono bene e mi sono vicine in questi momenti così di pressione e di sofferenza. Adesso stiamo tutti aspettando ovviamente delle novità, c'è questa perizia della dottoressa Cattaneo che si sta adoperando appunto per riuscire a trovare ulteriori risposte da quello che è successo a Liliana. Come state vivendo questa attesa? Cosa vi aspettate anche voi considerando il fatto che probabilmente si potrà andare oltre dicembre con queste indagini? Guarda, io sono sempre in contatto, abbiamo i nostri consulenti, il generale Garofano, il dottor Barisani, e comunque siamo sempre in contatto, ci sentiamo molto spesso. Io l'altra settimana ho ritirato in questura un plico che comunque il generale Garofano aveva chiesto alla questura di avere determinate cose e perciò la questura mi ha chiamato, mi ha consegnato questo che io ho consegnato a Milano a quarto grado queste cose. E ne abbiamo parlato, ci sono appunto queste cose da verificare, da vedere, ci sono elementi che comunque vanno visionati, valutati. E niente, noi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di avere delle risposte. Io dopo 22 mesi non so quando è morta mia moglie, come è morta mia moglie e perché è morta mia moglie. Questo è quello che mi tormenta dentro. E tutto il resto non è niente. Tutto il resto, chiacchiere, youtuber, tutta sta gente che comunque ti dico, ogni volta che vado su YouTube c'è il mio nome e guardo
guardo questi video, queste cose che sono fatte da gente che non ha la minima idea di quello che è la nostra vita. La nostra vita, a me piacerebbe un giorno venire da voi a raccontare un po' dall'inizio, da quando ho conosciuto Liliana, che io ero un crossista, avevo tre moto da cross, e Liliana veniva con me per i boschi, per i torrenti, sul torre. Abbiamo fatto delle cose allucinanti. Siamo stati addirittura a Budapest sul Balaton in moto. E son belle cose. Sono stati gli anni del cross, poi sono stati gli anni delle moto, e poi ultimamente, questi ultimi anni, abbiamo scoperto la bicicletta. Noi avevamo già le biciclette da corsa, abbiamo fatto anche giri di 150-180 km, andavamo col treno da Trieste fino a Tarvisio, e dopo da Tarvisio facevamo Kranjska Gora, Jesenice, siamo stati sul Predil, su Sella Nevea, abbiamo fatto tutto in bicicletta. E abbiamo veramente girato un po' poi tutta l'Europa, perché abbiamo fatto la Croazia, la Slovenia, l'Austria, l'Italia, abbiamo fatto veramente dei giri incredibili e bellissimi, e Liliana era felicissima di questo. E tra l'altro frequentavate appunto anche la Slovenia, ovviamente, ma eravate appassionati anche di gioco, di casinò. Era spuntata questa strisciata da 500 euro a un casinò sloveno di Liliana nel 2017, mi pare, un'altra cosa di cui si è parlato sulla stampa, insomma. Allora io voglio sfatare questo. Io posso assicurarti che Liliana negli ultimi 20 anni non è mai andata in un casinò. Mai. Noi siamo stati, quando l'ho conosciuta nell'87, no, nell'89, scusa, siamo stati a Kranjska Gora al casinò, così giusto perché per andare a vedere, per, più che altro per andare a cena, perché nei casinò tante volte hanno dei ristoranti importanti. E poi siamo andati a Felden. È l'unica volta che io ho giocato, no? Che ho perso, mi pare, non so, 500.000 lire, no? Ho detto, porca miseria, io avevo dato 100.000 lire a Liliana, no? E lei con le macchinette, l'unica volta che ha giocato, ha vinto una botta di soldi. E ho detto, no, Liliana, basta così, che così abbiamo recuperato quei soldi che ho perso e poi ci avanza ancora per cosa. Ecco, queste sono le ultime due. Per quanto riguarda questa strisciata, non lo so, non ho idea da dove salta fuori questa cosa, non lo so. Sebastiano, ci salutiamo, e chiedendoti anche, insomma, le tue speranze per il futuro. Sarai anche stanco, immagino che tu non veda l'ora che tutta questa storia con la massima serenità si chiuda, anche giustamente, immagino, anche per un po' di privacy forse per te. Ma guarda, io sono un lottatore e sono pronto a combattere, anche se fino adesso magari ho fatto la parte proprio, anche perché fisicamente ero veramente a pezzi, e ho avuto questa forza di piano piano recuperare e di avere fiducia in me stesso, e anche l'aiuto di altre persone che comunque mi sono state vicine. E io ti dico, io spero che questa storia abbia delle risposte, però il fatto che finisca, non ci credo. È una storia che andrà avanti tantissimo, ci sarà un po' di battaglia, un po' di rancori tra uno e l'altro, ma io ti dico, io vado per la mia strada, per quello che ho vissuto con Liliana, per la gioia che ho avuto ad avere vicino a me una donna così sensibile, così
minuta, ma però con una grande forza dentro di lei. E non voglio andare oltre a queste definizioni, queste cose, però guarda, 32 anni vissuti con lei sono stati veramente meravigliosi. Siamo tornati, eh? Allora, saluto e ringrazio Nicolò Giraldi, responsabile di Trieste Prima. Buonasera, ben trovato. Gianluca è ancora con noi e si è collegato l'avvocato Nicodemo Gentile, che ho citato più volte fin qui, e ha avuto modo anche di ascoltare le parole di Sebastiano. Buonasera, avvocato. Buonasera, buonasera direttore, grazie, buonasera a tutti gli ospiti. Ho ricordato in apertura questa sera le tante cose importanti che di fatto lei ci ha detto nella puntata di allora, no? Del 6 luglio. Tra queste, e abbiamo sentito la risposta, no? È un non ricordo, no? Il telefonino spento è un non Il ricordo telefonino fondamentalmente. spento è un non ricordo, i consumi energetici molto molto bassi, quasi inesistenti nel laboratorio, lui li ha spiegati dicendo ma probabilmente i coltelli hanno dei passaggi complessi, non è detto che io debba usare macchinari per esempio quel giorno, Esatto. insomma, ma anche lì ha detto proprio la frase a questa domanda precisa di Nicodemo Gentile, in realtà non so bene come rispondere, forse il tempo ha anche logorato la memoria. Poi c'è un'altra questione emersa negli ultimi giorni, che quarto grado ha trasmesso un audio dell'interrogatorio Esatto. del procuratore, della procuratrice anche nei confronti della PM nei confronti di Sebastiano, no? Esatto, sì. Cioè, questo audio non è l'audio integrale, insomma, di tutto l'interrogatorio che era stato fatto dal pubblico ministero Maddalena Chergia e dal procuratore Antonio De Nicolo, in cui insomma, Sebastiano risponde a determinate domande, insomma, fatte dagli inquirenti, a volte risponde in maniera, come dire, precisa e puntuale, altre volte invece, insomma, un po' come nell'intervista di Telequattro, insomma, dice che non si ricorda, che è passato tanto tempo, che comunque ha perso la moglie, quindi emotivamente è molto coinvolto e quindi di conseguenza diciamo che non fornisce elementi utili, tanto che a un certo punto, se ricordo bene, insomma, dice la frase, boh, insomma, fate quello che dovete fare e basta, insomma. Vedo che l'avvocato Gentile annuisce, adesso arriviamo subito a lei. Avete ascoltato Sebastiano Visentin dire: non so quando è morta mia moglie, come è morta mia moglie e perché è morta mia moglie, e tutto ciò mi dà il tormento, no? Mi tormenta, dice nell'intervista Gianluca Paladini. Avvocato, c'è qualche passo avanti, e non so se appunto questo audio dell'interrogatorio è significativo dal vostro punto di vista. C'è qualche passo avanti rispetto a quando ci siamo visti e alle tante cose, magari meno note, non note di certo, che lei ci ha raccontato allora? Guardi, allora, passi in avanti significativi rispetto all'ultima volta, ci sono 25 punti che un giudice, quindi un soggetto terzo, sia pure ancora in una fase che riguarda le indagini, ha detto che devono essere sviluppati. Questo è molto significativo. Tra l'altro, bisogna rifare ex novo tutta la medicina legale, che non è poca cosa. Passi in avanti, cercheremo di farli noi stasera, se è possibile, per quanto compete a questo avvocato e per quanto compete ai giornalisti. Noi diamo i nostri spunti di riflessione e, come è abituato a fare questo avvocato, questa difesa, sempre legandoli, ancorandoli a degli elementi oggettivi. Partiamo da un dato. Ancora una volta si ritiene fondamentale la medicina legale. Nella fase delle indagini, per oltre un anno, abbiamo aspettato una medicina legale che doveva dipanare questa inficcata matassa, però poi in realtà la consulenza della procura è stata la montagna che ha partorito un topolino, tra l'altro anche deforme. Noi l'avevamo sempre detto che non era quella la strada che avrebbe portato in paradiso, perché quella medicina legale non dava dei risultati scientifici. Io lo dico con estremo rispetto riguardo ai professionisti che hanno elaborato quella relazione, però in realtà chiunque si occupa di questa materia nell'ambito dell'indagine del penale
poteva accorgersi che c'erano tutta una serie di lacune, di vulnus che non potevano dare delle risposte. Tant'è che la stessa procura, dopo aver atteso tanto tempo, a un certo punto nel provvedimento dove richiede l'archiviazione dice bene, a me non interessa quale giorno è morta perché io non ho trovato dei reati, io sono un organo di Stato che deve dimostrare l'esistenza di reati, non ci sono reati, quindi a me non interessa né quando è morta né perché si è suicidata, questa è un'altra cosa che viene contenuta. In realtà il giudice dice beh, fermiamoci un attimo, andiamo a vedere perché è morta, come è morta, quando è morta, è invece fondamentale. Però accanto alla medicina legale, io non mi mai fermerò di dirlo, questo è per me fondamentale, noi dobbiamo anche legare in una vicenda indiziaria dove mancano delle prove oggettive. Noi qui non troveremo mai un DNA che da solo, come è successo nel caso, faccio un esempio, di Chiara Cambilasio, dove per i giudici quel DNA da solo, a prescindere da tutte le altre valutazioni, da tutti gli altri indizi, da solo è una prova certa che conduce. Quindi è facile fare gli investigatori quando ci sono le prove oggettive, ma quelli li sappiamo fare tutti. In questo caso, ed è una logica che non si può vincere, se vogliamo arrivare alla soluzione del caso dobbiamo mettere insieme tanti tasselli, anche tasselli che da soli forse non dicono nulla, che magari però incollati con altri pezzi indiziari validi, che non siano illazioni ma che abbiano un valore indiziario, possono dare un quadro di insieme completo, globale, unitario, che può portare, pur in assenza di pistole fumanti, alla risoluzione del caso. Allora io dico, stiamo tutti aspettando e salutando la professoressa Cattaneo come la panacea che risolve tutti i mali. Io non sono assolutamente d'accordo, perché la professoressa Cattaneo, che tra l'altro, e sotto questo profilo mi sento di ringraziare la procura di Trieste, perché noi in una integrazione che abbiamo fatto alla nostra opposizione, abbiamo stimolato l'incarico alla professoressa Cattaneo, consegnando anche un elaborato che in passato la professoressa, che noi di Penelope conosciamo molto bene, un elaborato che aveva portato ad una esumazione di un cadavere in un caso abbastanza noto dopo un paio di decenni, proprio a caccia di elementi. Per verificare le lesioni, quindi noi la ringraziamo, la procura, per aver sotto questo profilo condiviso un percorso che noi abbiamo stimolato. Avvocato, chiedo solo per due precisazioni che le chiedo e le lascio le parole. Il tema è quali analisi allora avrebbero dovuto fare, no? Quali diverse analisi, ma partendo da quest'ultimo aspetto, la riesumazione del cadavere ancora non è stata disposta, non c'è, giusto? A noi non risulta, non abbiamo avuto comunicazioni in tal senso, sappiamo soltanto da indicazioni, da notizie giornalistiche che è stato dato l'incarico alla professoressa Cattaneo. Noi sappiamo che hanno sentito dei testimoni e stanno facendo delle analisi tecniche su alcuni dispositivi. Allora, quando io dicevo questo è per dire una cosa e poi vengo al concreto, iniziamo a parlare di cose concrete. La scienza, quando non dà risposte precise, dirette, come può essere un DNA di Bossetti, per intenderci, senza il fatto è aria fritta, perché la professoressa Cattaneo, di cui riconosciamo noi tutti i meriti, se non ha materia per poter dare delle risposte valide e certe, dirà che non ci sono delle risposte. Non tutti i casi che sono stati trattati dalla professoressa Cattaneo si sono risolti. Qua non ci sono due squadre, quella del suicidio e quella dell'omicidio. Qua ci deve essere una sola squadra, che è quella della verità. Certo. Allora noi questi risultati un po' incerti della medicina legale li dobbiamo legare ai comportamenti, agli atteggiamenti, alle circostanze che ci sono. Quindi la medicina legale deve essere poi legata anche al fatto, a quello che è successo, a come si sono comportate le persone. Veniamo a come si sono comportate le persone. Allora, aspetti, avvocato, ne approfitto, visto che già mandiamo pubblicità pochissimo, e ricomincio da lei proprio sui fatti concreti che lei ci ha appena anticipato. A tra poco.
Allora, torniamo sulle risposte di Sebastiano e i nuovi dubbi in merito al caso Liliana Resinovic. Con noi l'avvocato di Sergio, fratello di Liliana, Nicodemo Gentile, che ci annuncerà, ci anticiperà alcuni altri aspetti fondamentali che poi cercheremo di comprendere e domandare in ulteriori passaggi con Nicola Giraldi e Gianluca Paladini. Prego avvocato, quali sono questi fatti concreti? I fatti concreti sono sia fatti che riguardano Sebastiano Visintin, sia fatti che riguardano Claudio Stalpini. Fatto una premessa che io come Nicodemo Gentile, ma neanche Sergio ce l'ha con nessuno, noi non vogliamo nessun colpevole, non vogliamo la testa di nessuno, però vogliamo che ci sia un'indagine completa, perché c'è una donna, e non bisogna mai dimenticare, che è stata buttata lì come un giocattolo rotto in un freddo prato di Trieste il 14 di dicembre con quelle modalità rocambolesche che sinceramente non convincono nessuno. Vediamo alle cose concrete. Allora, Sebastiano Visintin e Claudio Stalpini sono le persone che dicono, e giustamente ne hanno titolo a diverso modo, Sebastiano perché c'è stata una vita insieme a questa donna, Claudio perché dice di essere la nuova fiamma, di dare un contributo pulito, onesto, diretto alle indagini. C'era un interesse superiore, quello di ritrovare la moglie oppure l'amica speciale, come la definisce lui. Entrambi però si sono fatti invece portatori di atteggiamenti ondivaghi, di atteggiamenti che meritano di essere sviluppati e che non possono essere relegati alla dimenticanza, relegati al passaggio del tempo, perché sono delle cose che sono successe invece subito, quindi il passaggio del tempo non c'entra nulla. Partiamo da Sebastiano. Allora, vi dico una cosa. Sebastiano Visintin, nei primi giorni di dicembre, quando va la polizia a sentirlo, Sebastiano Visintin nasconde agli inquirenti di avere la disponibilità del magazzino. Lui lo nasconde e lo ammette in modo pacifico nella SIT che poi lui fa il 23 dicembre del 2021. Cioè un interrogatorio, sì, diciamo. Sì. Non era passato tanto tempo. Lui, alle prime domande degli inquirenti, che già sapevano che lui faceva questo mestiere per arrotondare, perché Claudio Stalpini lo dice già al 15 mattina, lui nega di avere la disponibilità del magazzino di via... Cioè lo nega? Lo nega o lo omette? Di avere la disponibilità del magazzino di via Donadoni. Invece poi lo ammette nella SIT del 23 di dicembre 2021, giustificando il fatto di dire: ho avuto un po' di timore perché faccio il lavoro a nero, avevo comprato tutta una serie di coltelli da un fallimento e quindi non l'ho voluto dire. Quindi questo è un dato importante, cioè gli investigatori vanno la prima volta nel magazzino il 23 di dicembre e non quando gliel'avevano chiesto. E questo è un dato che va giustificato, perché la giustificazione che dà Sebastiano a mio avviso non regge, perché già Claudio l'aveva detto, e poi una volta che gli inquirenti fossero andati in quel magazzino e trovavano i coltelli non c'era niente di eccezionale, perché tutta Trieste sa che lui faceva la routine, quindi non trovavano bomba a mano, non trovavano Kalashnikov, non trovavano niente se non i coltelli che lui ha sempre detto, e tutte le macellerie e le pescherie lo sapevano. Quindi lui lo nega e poi lo ammette soltanto il 23 di dicembre. Veniamo ai consumi. I consumi che non lo dice Nicodemo Gentile, perché Nicodemo Gentile non può dire cose tecniche che non gli appartengono, ma lo dicono innanzitutto la società che manda la tabella alla questura. La questura fa la verifica, ma adesso lo dice un nostro consulente, un ingegnere, che ha messo la firma ad una consulenza che noi a breve depositeremo in procura, dove ci dice che questi consumi, che già ad un non esperto come il sottoscritto, leggendo, lasciano un po' di riflessione, soprattutto per quanto riguarda le ultime ore della giornata, in realtà questi consumi
quando lui parla di 20 coltelli, per fare 20 coltelli con tutte le operazioni che lui dice lui, non ci vogliono sicuramente 3 ore. Tenete presente, tra l'altro, che Sebastiano Visentini, soprattutto nell'ultima ora, ha dei consumi che sono pari ad un caricabatterie che viene caricato ad una piccola radio, ad un piccolo frigorifero. L'ultima oretta Sebastiano Visentin sta in un locale chiuso, piccolo, piccolissimo, dove non c'è nient'altro. Con dei consumi irrisori, dove non ci sono punti luce, dove non ci sono finestre, ed non è mai successo, guardando indietro, che lui stesse per ben 3 ore in quel magazzino di continuo. Aspetti, il che vuol dire, avvocato, che non avrebbe acceso nemmeno la luce in base. Ma questo noi lo vogliamo verificare, però anche se ci fosse una piccola luce, non si capisce cosa fa un uomo con il telefono spento, senza traffico dati, per 3 ore, cosa molto anomala perché lui 3 ore di seguito in quel magazzino non ci sta mai, soprattutto l'ultima ora con dei consumi che sono veramente irrisori. Quindi la domanda, diciamo, il sospetto che abbiamo, insomma, è per questo che ne abbiamo parlato da allora, è che in quel magazzino non ci fosse, no? Ma io non lo so se Non ci lo, fosse. esatto, nessuno di noi lo sa, ma stiamo analizzando questo aspetto. Prego. Io le dico con forza che questo è un dato che non lo dico io, ma adesso lo dirà, noi la depositeremo a breve, una memoria alla procura, anche un ingegnere, ma lo diceva già. E lui, tra l'altro, non c'è stato mai per 3 ore di seguito in quel magazzino. Quindi per fare tutta quell'operazione su 20 Ci coltelli, vuole meno. ci volete con il telefono spento. Allora, innanzitutto bisogna dire che quel telefono si spegne alle 9:12 e si riaccende alle 12:10 e non ha neanche traffico dato, cosa che non avviene quando lui è in via Donadoni nel laboratorio, perché poi nel pomeriggio quando va là il traffico dati del telefono è pienamente attivo quando lui sta quasi 40 minuti in quel laboratorio, cosa che non avviene negli altri giorni quando lui è nel laboratorio, e questo dimostra che il campo c'era perché comunque il telefono generava tutta una serie di attività. Lui non sa perché, non sa per come, però questo è un dato oggettivo che lo ha scritto il dottor Russo, che è un tecnico informatico chiamato da tutte le procure d'Italia, che nero su bianco ha scritto delle cose, le ha firmate e noi le abbiamo depositate. Chiaro. Attenzione, questo dato non solo con la scienza, va legato ad un altro fatto, e vediamo un altro elemento. La luce di casa, che sembra un qualcosa che può passare inosservato, invece non deve assolutamente Di passare inosservato. Sebastiano e Liliana, casa di Sebastiano. Sì, assolutamente. Perché vi dico questo? Ve lo dico con parole molto semplici, ma voi siete molto raffinati come giornalisti e mi potete seguire in tutte le mie valutazioni. Allora, cosa succede? Succede che Sebastiano Visentini a dire in una sit che lui poi, quando è tornato a casa, nel pomeriggio, perché lui rientra intorno alle 2, ha trovato la luce di casa accesa. Bene, noi abbiamo un dato: Liliana esce e nessuno la vede rientrare, quindi Liliana è uscita. Poi la ipotesi ricostruttiva della procura dice: lei ha preso via San Cirino e si è andata a suicidare. Bene, quindi Liliana non torna. C'è la luce accesa. La polizia, gli investigatori, in modo molto attento e molto acuto, quando fanno l'indagine, prima che noi potessimo avere l'accesso agli atti, dicono: a nostro avviso vanno controllati i consumi anche di casa. Questa ulteriore indagine non è stata fatta. Però poi cosa succede? Ed è questo importante. Allora, lui nell'ultima ora nel laboratorio ha dei consumi irrisori, però noi abbiamo una sit di Silvia Radin del 28 dicembre 2000. 21, quindi prima che venisse scoperto il cadavere della povera Lilli, che ci dice che Sebastiano le ha riferito che lui la mattina del 14, intorno alle 10:30, è rientrato in casa a prendere la bicicletta. Però qualcuno potrebbe dire: ma Silvia Radin ce l'ha con Sebastiano, si è inventato questa balla. È vero anche che Silvia di balle non ne ha dette, soprattutto in quel momento non aveva motivo di dirle, anche perché lei non sapeva cosa avrebbe detto Sebastiano successivamente, perché poi non conosceva gli atti. Però la cosa importante, importantissima, è che Sebastiano Visentin, che dice che la mattina è rientrato a casa,
perché quando viene sentito non da Nicodemo Gentile, non in televisione dove ognuno può dire quello che vuole, ma dal signor procuratore capo e dalla dottoressa PM, sostituto procuratore, dottoressa Kergia, lui nelle sit del 28 novembre, dice che lui è tornato a casa a mezzogiorno, massimo mezzogiorno e mezza. Allora, siccome non c'è effrazione nella casa di Liliana, noi ripetiamo quello che già aveva intuito la polizia. Andare a vedere se alle 8:30, 9:15, quando Liliana è fuori, che consumo c'era e quando parte questo consumo, se c'è stato, perché qualcuno la luce l'ha lasciata accesa. Quindi se l'è dimenticata Liliana quando è uscita, e quindi noi dalle 8:43 finché non rientra Sebastiano dovremmo trovare un consumo costante uguale, perché oppure a metà mattinata qualcuno è rientrato, tant'è che è Sebastiano che si colloca a casa, perché al procuratore e alla dottoressa Kergia dice: io sono rientrato il 28/11/2022 intorno a mezzogiorno. A Silvia Radini le dice alle 10:30, e vedete che sono tutte delle valutazioni che devono essere inevitabilmente fatte, sì, per ricostruire, ma anche nel loro interesse. Certo. Loro, avvocato, aspetti, altro da aggiungere su questo, perché io vorrei sentire anche il lato Sterpin, ma prima un ragionamento anche dei colleghi. Io volevo dire un'altra cosa, sì. L'ultima cosa su Sebastiano e poi chiudo. E poi passeremo a Claudio Sterpin. Perfetto, ok, dica. Allora, Sebastiano Vicentin ha sempre sbandierato, l'ha fatto lui di sua iniziativa e ci mancherebbe, avrà i suoi motivi, ha sempre parlato di avere un alibi di ferro, ma in realtà non è vero, non è assolutamente vero, perché lui alle 9:04 è in via Carducci 29, viene localizzato in via Carducci 29 e Lilli, se è realmente andato alla Quint, in quell'ora poteva essere in via Cesare Battisti. Voi che siete di Trieste, diteci qual è la distanza tra via Carducci e via Battisti. Sebastiano e Lilli potenzialmente potrebbero essere nello stesso posto. Vicini. Alle 8:24, esatto, dal 14, Sebastiano Vicentin è nella zona di casa. Tant'è che ci sarà, speriamo che si possa fare, una verifica tecnica di meglio poter individuare in modo sempre più stretto la posizione dei soggetti, perché le 8:24 sono molto vicine, molto prossime a quelle 8:22 che è la telefonata di Sterpin. L'ultima cosa su Sebastiano Vicentini che è questa: se qualcuno può pensare che ci sia la difesa di Sergio, tutto un gruppo di soggetti che ce l'abbia con lui, beh, lo può pensare liberamente, è assolutamente non veritiero il dato, e per noi parlano gli atti, però lo può pensare. Però Sebastiano Vicentino un po' di bugie l'ha dette anche al signor procuratore, alla dottoressa Cheggia, ma anche ai poliziotti, perché sul cordino lo scontro non è tra Nicodemo Gentile, Sergio o chiunque altro, e Sebastiano non ce l'ha, ma i poliziotti dice la bugia, perché delle due l'una: o dicono i poliziotti che non hanno visto bene o ha ragione lui, così anche come i soldi contanti che ha in casa, in quel momento la bugia la dice rispetto a dei poliziotti che hanno fatto anche delle verifiche. E io chiudo qua. Quali bugie però? Ricordiamo, cioè, che il cordino non c'era, poi è spuntato, cosa? Però, no, è certo che è il cordino, perché siccome siamo di fronte sia a Claudio sia a Sebastiano, uomini dalle verità progressive, sul cordino di marzo Sebastiano dice che quel cordino è stato sempre in quel cassetto e non c'è stato, mentre i poliziotti avevano fatto più verifiche e dicono, ma lo dicono, lo scrivono, lo ribadiscono, io potrei fare i nomi dei poliziotti che hanno fatto le verifiche, che quel cordino non c'era mai stato, perché loro avevano ispezionato quei cassetti. La casa di Sebastiano Vicentino non è la Reggia di Versailles. E sui soldi invece? Invece sui soldi ci sono tutta una serie di soggetti, alcuni dei quali hanno visto dei soldi in contanti, che poi lui l'ha detto più volte anche in televisione, alcuni che l'hanno scritto, lui ha chiesto a dei soggetti di tenere dei soldi in contanti e da verifiche fatte anche dagli investigatori si dice che c'erano dei soldi in contanti. Quindi non è solo lo scontro tra un blocco di soggetti che
ha deciso di schiacciare Sebastiano Visentini, cosa non veritiera, sicuramente non è vero per quanto riguarda Sergio Resini e Vincenzo Nicodemo Gentile, certo. Ci noi vogliamo solo la verità, ma ci sono dei momenti in cui lui entra in contrasto e mette anche in discussione gli accertamenti fatti dai poliziotti che hanno una fede. Allora, mi ha colpito molto, l'avrete notato, ciao a tutti, Sebastiano Visentini, Claudio Sterpin, uomini dalle verità progressive, cioè no, che cambiano, è una definizione pazzesca. Allora, avvocato, come sempre è utilissimo nell'aprirci un po' la mente su tanti aspetti tecnici, no? E ora vorrei sentire, prima di passare anche al lato Claudio Sterpin, poi le farò sentire un'intervista di Fulvio Covalero scorse settimane proprio qui a Ring, un passaggio, insomma, perché dice una cosa interessante anche sulla relazione vera o presunta tra Sterpin e Liliana. Sebastiano nasconde alla polizia l'esistenza di questo magazzino, almeno in un primo momento. I consumi irrisori, c'è tornato l'avvocato Gentile su questo, quello sempre del magazzino. E anche il nodo della luce a casa. Legati, eh? Mi scusi, è importante legare l'ultima ora del periodo del magazzino con l'ingresso in casa, perché questo è un elemento che va assolutamente, per dare completezza all'indagine, legato, perché noi non possiamo fare dei vasi non comunicanti. L'indagine è proprio questi pezzettini che si devono essere messi insieme. Io lo dico per me, perché non mi permetto di suggerire niente agli investigatori che sono più esperti e qualificati di me, però è importante questo percorso, e quello della luce di casa era un aspetto di indagine che meritoriamente la polizia aveva detto di sviluppare, ma non si è fatto. E legarlo ai consumi nell'ultima ora, dalle 9 alle 12, quindi 10 vi ricordo, del magazzino. E poi l'alibi di ferro non è vero, ci sono due punti, no? Delle 9.04 in cui è molto vicino, potrebbe, no? Al luogo in cui poteva essere Liliana, e anche alle 8.24. Va bene, Nicolò, un tuo ragionamento, Gianluca, poi passiamo anche ad analizzare, diciamo, questioni aperte su Claudio Sterpin. Allora, partiamo sostanzialmente dal dato delle verità progressive, come le ha chiamate l'avvocato Gentile. È quello che sosteniamo fondamentalmente anche qui a Ring, fin dalle prime puntate in cui ci eravamo occupati, insomma, del caso. Il fatto che comunque all'interno della vicenda ci siano delle narrazioni che si autoalimentano, e quindi di conseguenza è molto difficile, molto complesso riuscire a stabilire una matrice che possa essere l'iniziale, diciamo, e la base da cui partire. In realtà poi l'avvocato Gentile ci sta dicendo anche altro, cioè ci sta dicendo che è vero che tutti quanti aspettano e aspettiamo la relazione della medicina legale, della professoressa Cattaneo e via dicendo, ma in realtà quello è semplicemente uno dei punti che potrebbe essere, per l'amor del cielo, non me ne vogliano, insomma, potrebbe essere decisivo, o quantomeno segnare una vera e propria svolta nel caso, ma c'è bisogno chiaramente di integrare l'espressione dei vasi comunicanti. È un'espressione molto forte, perché evidentemente c'è qualcosa che deve stare assieme. Chiudo nel ragionamento il fatto che, oltre alle verità progressive, io direi che c'è qualcosa in realtà che poi ha più a che fare quasi appunto con le bugie progressive, perché noi sappiamo che comunque viene richiesto più volte di chiarire il perché determinati elementi che potevano essere utili all'indagine fin dall'inizio non sono stati discussi e menzionati all'inizio e sono comparsi subito dopo. Poi possono essere elementi più o meno utili, come le cantine, le soffitte, il pied a terre, come lo chiama Sterpin e via dicendo, ma sono comunque tutta una serie di elementi che all'inizio non sono mai comparsi. Aggiungo in coda che c'è una questione anche di senso di colpa, perché ci sono persone che hanno sensi di colpa perché evidentemente innamorate o presunte tali di Liliana per tutta la vita, e però sposate ad un'altra persona, e non voglio entrare nel merito della dignità
delle relazioni e dall'altro lato il senso di colpa, come dire, per una situazione che forse è sfuggita di mano. Ha a che fare, con l'idea che forse non si è troppo, presenti all'interno di una relazione, perché poi, e mi collego e chiudo, è quello che ha sostenuto l'avvocato Gentile fin dall'inizio e comunque l'analisi sul caso. Cioè, fare luce sul profilo personologico e sulla cerchia di relazioni che Liliana aveva, durante la sua vita e quantomeno anche nelle ultime settimane di vita, diventa decisivo, diventa fondamentale, perché altrimenti non possiamo basarci solo Battuta. sulla foglia d'acero o, che ne so, sull'analisi che è E stata voglio fatta sentire poi 50 anni. Gianluca e torniamo all'avvocato Gentile. Hai visto Sebastiano Visentina? Gianluca risponde: in 20 anni non ha mai In messo 20 anni piede. Liliana, dopo i primi anni 90, ho dedotto, fine anni 80, insomma in 20 anni Liliana non ha mai messo piede in una casa del gioco, in un casinò. Questo è quello che ha detto rispondendo a quella strisciata di bancomat Di tempo rintracciata in un addietro. casinò di Lipizza nel 2017. Proprio Niccolò Giraldi ci aveva aiutato a sviluppare questo argomento qui a Ring, ma non solo. A questo punto mi chiedo quante bugie, stando sul tema delle bugie, quante bugie davvero sono state dette. Liliana non avrebbe mai messo piede in un casinò, ma quella strisciata da 500 euro effettivamente attribuibile a lei c'è. E lui su questo non ha una risposta, vero? Lui su questo non ha una risposta, come non ha una risposta su un cellulare, all'interno di quel magazzino, in quel laboratorio tra le 9 e le 12, in cui lui dice, non mi ricordo, ma io il cellulare non lo spengo mai, non l'ho mai spento, non mi ricordo di una volta in cui ho spento un cellulare. Mi sto domandando, e qui vorrei anche ringraziare, chiudendo questo ragionamento, l'avvocato Nicodemo Gentile e tutto il suo team, appunto l'associazione Penelope, perché ci sta aiutando davvero molto nel sviluppare alcune tematiche, importanti sotto il profilo anche della persona, personalistico di questi, personaggi. Dico un'altra cosa, sempre prendendo spunto da queste verità progressive, da questi personaggi della verità progressive, quante bugie sono state dette? Adesso, visto che introduciamo anche, Sterpin, grazie al prossimo intervento dell'avvocato, io ricordo questo. Sterpin ha sempre sostenuto che quella mattina Liliana sia stata caricata in una macchina e portata in un posto non meglio specificato. Vorrei capire anche in tutte queste movimentazioni, abbiamo citato Via Battisti, Via Carducci, il laboratorio di Sebastiano, dove è possibile che Liliana sia passata, dove è possibile che Sebastiano, se appunto non era a casa, sia passato. Io vorrei capire, forse la chiave è tutta lì in quel momento, no? In quell'orario, dalle 9 in poi, forse la chiave della verità potrebbe essere lì. È una domanda che faccio più che un'affermazione, ma potrebbe diventare un'affermazione, no? Allora, avvocato, e non so se Nicolò tu hai domande anche per l'avvocato No, se Nicolò Gentile, vuole ragionare un attimo su questa strisciata di bancomat, visto che Sebastiano ha detto assolutamente Liliana per 20 anni nei casinò non ci ha mai messo piede, lo dico con sicurezza per certo, quindi non so come rispondere a questa presenza a Lipizza nel 2017. Beh, magari, appunto, aggiungiamo questa domanda anche all'avvocato dopo la tua, Gianluca, perché noi nelle scorse puntate avevamo affrontato l'argomento, no? Cioè l'idea, della pista, diciamo così, balcanica, insomma. Ecco, alla quale volevo arrivare, avvocato, ma nell'ultima parte, dopo la pubblicità glielo dico dopo. Nel senso che noi, da persone che vivono questa città, siamo nati e cresciuti in questa città, la vicinanza con, come dire, i Balcani, la Slovenia, il confine, via dicendo, è molto reale, insomma, fa parte della nostra quotidianità. Però è altrettanto vero che sappiamo che spesso e volentieri, quando c'è qualcosa che passa al confine, da qui, come dire, a Vladivostok, ci si perde le tracce, no? Ci può perdere le tracce, molto, molto facilmente. Quella strisciata è una strisciata del 2017, è una Postepay intestata a Liliana, fa una strisciata all'interno di un casinò Astrea di Lipizza, subito oltre il confine, di Basovizza, e chiude lì. A questo si aggiunge il passaggio degli amici bosniaci che non piacevano a Liliana, come è stato ripetuto. Non ce lo dice Liliana direttamente, ma ce lo dice per interposta persona, ed è quantomeno afferente ad un mondo che è un mondo diverso e alle volte anche magari un po' più nebuloso. C'è l'Hotel Grachor di Dane di Sesana, insomma, che è stato cercato, insomma, più volte Sì. su un noto portale e via dicendo. Quindi all'avvocato Gentile mi verrebbe da chiedere, cioè,
tutto questo, alla fin fine, tutta questa vicinanza, tutto questo mondo, tra virgolette, un po' nebuloso, secondo lei che ruolo ha all'interno? Ha rilevanza o meno? Esatto, soprattutto perché se parliamo di casinò e di sale da gioco e parliamo di tanti contanti in casa, le due cose, tra virgolette, spesso e volentieri vanno a braccetto. Chiudo dicendo che all'interno del sale gioco e all'interno del casinò non è una novità e non è un mistero che ci siano anche degli usurai e ci siano anche delle persone che prestano soldi o si fanno dare dei soldi. Allora, avvocato, un tema delicatissimo, no? Però cioè, ci interessa parecchio capire. Solo per cercare di capire. No, infatti, senza fare allusione a riferimenti o certezze, aver certezze. Dunque, su questi aspetti qua, avvocato, così poi andiamo in pubblicità e nell'ultima parte analizziamo invece quello che lei ci vuole dire su Sterpin e il resto, perché come sempre scopriamo tante cose sfruttando la sua presenza. Prego, avvocato Gentile. Allora, la pista dei soldi contanti è una pista che la diciamo, nuova indagine, no? dopo il GIP, sta cercando di valutare e lo faranno sicuramente con attenzione. Allora, noi dobbiamo innanzitutto risolvere un problema su questi soldi in contanti, capire chi tra Sebastiano Visentini e questo gruppo di soggetti, che ricordo è costituito da persone per benissimo, perché ci sono ex carabinieri, ci sono ex poliziotti, quindi gente che fino a poco tempo prima della scomparsa e poi del ritrovamento del cadavere di Liliana cenava insieme con Sebastiano, stavano sempre insieme. Chi sta dicendo una bugia, perché questo è il termine, bugia. Sì, avvocato, perché scusi, ci sono avvocato, che dicono, avvocato, che hanno visto dei soldi. Dicami. Avvocato, scusi, sì, è vero che ci sono persone per bene, ex appartenenti alle forze dell'ordine, via dicendo, ma all'interno di una lista che si può leggere all'interno del fascicolo, comunque ci sono anche dei. Ci sono anche dei pregiudicati. Dici una cosa giusta, no, lo dici, ci stavo arrivando, dico. Però okay. Questo nasce perché delle persone dicono: noi abbiamo visto dei soldi, a noi Sebastiano ha detto di conservare in nome e per conto suo dei soldi in contanti. Parte da qui. Allora, per quanto riguarda la pista del casinò, io devo ammettere di non avere elementi personali che possono arricchire l'indagine. Ci rimettiamo, anche perché questa del casinò affonda ad un po' di anni fa, sì. Il percorso. Io posso dire, questo lo dico, che c'è una persona da sentire per quanto riguarda il mondo degli affari di Sebastiano, dei contatti di Sebastiano, per quanto riguarda anche diciamo gli investimenti che Sebastiano aveva fatto insieme, aiutando e sostenendo, come è giusto che sia, perché si tratta di un papà che sostiene un figlio, il figlio, perché noi abbiamo più volte indicato degli amici di Sebastiano che conoscono, che hanno partecipato a questo tipo di situazione. Ad oggi la procura, nonostante ci fossero stati tutta una serie di contatti telefonici, questa persona ad oggi a noi non risulta, però può darsi pure che l'ha già sentito nella nuova indagine, sicuramente non l'ha sentito prima, ed è una pista che sicuramente deve essere battuta. Di perché... che affari si parla, avvocato? Cioè, e non ho capito se è insieme al figlio, cioè Sebastiano il figlio? No. Allora Sebastiano sicuramente ha aiutato e sostenuto il figlio in attività di natura commerciale, che poi sono sicuramente state momenti difficili, hanno passato dei momenti difficili e che inevitabilmente, siccome sono nel fascicolo, devono essere monitorati, visto che si tratta di soldi, visto che si tratta di affari, visto che si tratta di attività, di imprese che hanno avuto alterne fortune. Quindi questo è quello che io posso dire rispetto alla pista dei soldi. Non posso aggiungere nulla di concreto per quanto riguarda il discorso del casinò. Però c'è un problema intorno al possesso di Sebastiano Visentini, che non dobbiamo mai dimenticare, in alcune trasmissioni televisive ha ammesso il possesso di questi soldi. La cifra è sempre poi una cifra che è sempre mai precisa, una volta 10, una volta 15. Aspetta, avvocato, cosa, Nicolò? Sì,
Sulla pista dei soldi, un attimo, solo un passaggio a gambero indietro. La scorsa settimana sono stati sentiti gli amici di Romance, no? Dalla squadra mobile, e sono gli amici ai quali Sebastiano si sarebbe rivolto qualche giorno dopo la scomparsa, chiedendo di conservare migliaia di euro in contanti. È corretto questo, no? Sì. Allora, cosa hanno detto nelle ultime dichiarazioni? Io non lo so, ovviamente, però nel fascicolo c'è questa pista e sono stati risentiti per questo motivo. Signori, queste persone, è un ex poliziotto che era molto legato anche a Sebastiano, legato in modo sano, nel senso che si frequentavano, facevano cene, cose belle della vita che capita a tutto fare. Quindi io voglio dire, siccome Sebastiano il 28/11/2022 di fronte al procuratore capo, la dottoressa Kelge e degli investigatori, nega assolutamente di aver mai detto a questa persona delle due l'una, perché se questo testimone è uno che vuole il male di Sebastiano, noi lo dobbiamo sapere, perché allora dice devono essere espunte dal processo. Qualcuno non dice cose vere. Allora, avvocato, siamo già oltre, ho la pubblicità, l'ultima, così poi parliamo con tutta calma anche degli altri aspetti. A tra poco. Claudio aggiorna i suoi pensieri, le sue cose di volta in volta, no? Cioè cambia versione? Cambia versione. Lui dice che il 14 dicembre del 21 nel pomeriggio è andato a Plavie. Credo che lui non sapesse nemmeno dell'esistenza della zia Silvia. A Plavie vive la zia di Liliana. E poi, ma no, forse non era il 14, ma era il 15, forse no, poteva essere il 16, poteva essere il 17. Dopo una mattina così intensa, dove che lui dice che è andato anche in giro per farsi vedere, per procurare un alibi, si ricorderà cosa ha fatto nel pomeriggio? E se non è andato a Plavie, dove è andato? Qualcuno gli ha chiesto. Dubbi sulle dichiarazioni rese finora da Claudio Sterpina alla stampa. Anche l'amico di Liliana Resinovic, Fulvio Covalero, si unisce al pensiero del marito della donna, Sebastiano Visintin. Entrambi puntano il dito verso l'ex podista triestino. Ma non è l'ultimo elemento emerso nel salotto di Ring ieri sera. Covalero e Visintin si stanno vedendo e chiacchierano molto. Ma quando si tocca l'argomento Liliana, racconta Covalero, Sebastiano Visintin glissa. Con lui ho imparato a non fargli domande, perché non so che tipo di risposta mi arriva. E cioè? Se è quella giusta, se è quella che pensa. Lui glissa proprio, non ne parla. Infine i dubbi sui momenti che hanno preceduto il ritrovamento del cadavere di Liliana nell'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Non si vuole assolutamente parlare di questa rotta idrossichinolina. Viene smaltita dal fegato in 24, massimo 36 ore. Ed è stata trovata in sede di autopsia. Viene sparsa non sulle cose, sui frutti, sulle verdure, ma attorno, in modo che gli insetti non vadano a intaccare la pianta. Sarà forse un caso, però sul corpo di Liliana e sono state trovate delle formiche morte, stecchite. Il corpo poteva essere tenuto in un luogo dove c'era presente questa sostanza, perché serviva al personaggio che la usava in qualche modo, no? Io ho un'unica foto dell'autopsia, se riguarda Liliana. Ha le piante dei piedi? Beh, quello è un tema, bravo. In condizioni assurde. Tallone annerito. Come si fa a far passare l'idea che lei sia andata là 2-3 giorni prima per suicidarsi? L'ha portata qualcuno a suicidarsi? Allora, avvocato Gentile, ha sentito, qualche settimana fa appunto Covalero disse questo: due flash, idrossichinolina e il tallone annerito, cosa che un po' abbiamo dimenticato, se secondo voi hanno rilevanza, e veniamo a quello che non le torna o che vuole sottolineare di Sterpin. Prego. Allora, guarda, per quanto riguarda la medicina legale potremmo aggiungere tante altre cose, così come potremmo aggiungere lo studio entomologico delle formiche. C'è un doppio video che dura quasi 5 minuti, che in pochi hanno visto, dove siamo proprio nelle immediatezze del ritrovamento del cadavere con degli investigatori, con il medico legale, si vede perfettamente che ci sono delle formiche attive che purtroppo passeggiano, scusate
la brutalità sul cadavere di Ligi. Certo. Queste formiche hanno un senso, l'entomologia è uno studio che si fa a sostegno della medicina legale, non lasciano dei segni, non lasciano nessun tipo di presenza del loro passaggio. Questa cosa noi l'abbiamo fatta studiare ad una entomologa che ha detto che due possono essere le soluzioni: o che quel cadavere era un cadavere che non era, diciamo, seducente per le formiche perché era raffreddato, o perché erano appena arrivate sul cadavere, quindi vuol dire che era stata depositata lì da poco. E quindi se vogliamo parlare degli aspetti della criminalistica e della medicina legale, dal cordino lasso, dal tappeto vegetale, dall'assenza di impronte di lidi, dai sacchi neri, ricordiamoci la tossicologia, perché negativa. La tossicologia negativa fa a pugni con la morte da sacchetto, ma questo non sono io a dirlo, lo dice Vittorio Fineschi, poi si sbaglierà, ma per l'amor di Dio ci può stare, però noi abbiamo depositato 10 consulenze, tutti di soggetti che hanno fatto la storia della giudiziaria italiana, e noi non diciamo perché vogliamo la testa di qualcuno, noi lo diciamo perché ci sono tutta una serie di aspetti, tant'è che se anche oggi voi ve ne state occupando con tante cose che succedono nella vostra regione, nella vostra provincia, evidentemente perché ci sono delle opacità, delle ambiguità che ancora non sono state risolte. Quel video è importante perché, purtroppo, lo dico con dispiacere e con rispetto, ma lo devo dire perché è il mio ruolo, quel video dimostra in modo forte che l'indagine è partita come una indagine suicidio-centrica, sì. Cioè è partito da lì, ed è chiaro, perché nel momento in cui poi il cordino, la busta e tutto il resto vengono impacchettati in quello yogurt che era quella sacca che conteneva il cadavere di questa donna che non meritava una fine così crudele, e poi viene riaperto il 10 se non l'11, si capisce che è partita in salita l'indagine. Purtroppo questo è il dato e questo dobbiamo dire, ma io sono dell'idea, della scuola, che l'indagine è un lungo percorso di pazienza e di umiltà, l'umiltà di riavvolgere il nastro e ricominciare tutti insieme, avvocato, a dare significato. Io ci sto, ci sono, nel rispetto di tutti e nella grande allora dell'investigatore della procura di Torino. Quando volete intervenire, ovviamente, con domande. Un flash all'avvocato, da curiosità pura, da persona che non se ne occupa. Quanto questi ritardi o negligenze, o insomma un'indagine partita in maniera così un po' farraginosa, diciamo, quanto può aver influenzato le indagini successive, quelle future, anche poi la riesumazione di un cadavere, per esempio? Cioè, inficiato. Tantissimo, se si parte male non sempre si può tornare indietro, questo non lo dico io che non sono nessuno, ma lo dice la storia della giudiziaria. Io vengo da un'indagine, il processo Meredith, io l'ho vissuto per lunghi 9 anni, sì. Dove le defaianze, le amnesie investigative dette dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, scritte nere su bianco nella sentenza del 27 marzo del 2015, hanno in maniera assolutamente non più recuperabile compromesso le indagini e l'accertamento della verità. Compreso il fatto che c'è un omicidio in concorso e non c'è il concorso di chi, no? Quanto riguarda... Vabbè, ma quello è un altro caso. Poi io Rudy Ghedè, una puntata speciale di... Esatto, quello è Meredith Kerch, altra cosa. Va bene, Sterpin, vengo subito. Allora, Sterpin si presenta il 15 mattina alla polizia, e questo è un gesto di grande forza e va guardato con occhio di favore. Sicuramente non va guardato con occhio di favore il fatto che lui omette, l'omissione è grave come può essere una bugia, innanzitutto avere un rapporto a suo dire di più lunga durata con Liliana, e omette di dire che si frequentava con la nostra Lilli non solo nel locale di quella sede, di quell'associazione, via Pondares, mi sembra, o nel Pulmino, ma anche in via Strada per 22 e in un altro posto, in via Giulia. Questo
noi lo scopriamo e siamo stati noi, e questo dimostra che noi non vogliamo la testa di nessuno. Sergio ha delle chiavi, nel fascicolo ci sono delle chiavi che non si riesce a capire di dove sono, facciamo tutta una serie di riscontri, chiamiamo Claudio e Claudio finalmente dice la verità. Perché è importante questo? Aspetti, Sergio ha delle chiavi, ha detto? No, Sergio aveva delle chiavi di vecchie case di Lilli, ma che non erano compatibili con quegli indirizzi. Ok. Quindi abbiamo cercato di capire quali potessero essere le ulteriori, diciamo, no, gli ulteriori siti che potevano essere compatibili con queste chiavi. Nel fascicolo ci sono queste chiavi, sono fotografate. A quel punto noi abbiamo sentito Claudio, abbiamo fatto delle indagini difensive e poi le abbiamo subito portate a conoscenza delle autorità durante la fase appunto dell'archiviazione. Perché è importante questo dato? È importante perché va letto in uno con quel percorso della medicina legale da parte dei consulenti della procura che dicono che Lilli è morta il 3, il 2, il 4 gennaio e quindi vuol dire che questa donna è stata in un qualche posto e Claudio con la sua omissione ha impedito anche a suo favore la possibilità di andare in quei posti. Ma attenzione, c'è un dato che per noi ha una certa valenza, perché via Slata per 22 è vicino, molto vicino a piazza dell'ospitale a Trieste, sì, dove una donna il 22 dicembre 2021 dice di aver visto una... Aspetti, avvocato, è la testimone che disse proprio a Tele4 questa cosa qui. Io sono... No, perché secondo me è chiaro che... No, che poi andò in questura, mi pare il 27. Andò in questura, quindi lei parlò per la prima volta proprio a Tele4, raccontando questo episodio, che nessuno avrebbe considerato. Quindi lei ci sta dicendo... Ma guardi, le dico questo. Io lo considero perché metto insieme le cose e non dico che questo ha una valenza. Ho visto che la... Certo, uniamo i puntini, diciamo, almeno mettiamo dei puntini. Allora, però, dico questo. Questa donna... C'è la signora che dice di averla vista, no? Prego, scusi, non volevo interromperla, però è importante, prego. Mancherebbe, direttore. Allora, dice di averla vista, di aver visto una donna con le sembianze di Lilli il 22 dicembre del 2021 intorno alle 9:10 del mattino in appunto piazza dell'ospitale a Trieste. Questa donna poi si reca in polizia e fa la sua dichiarazione. Bene, la polizia quando va a fare gli accertamenti, guarda caso, doveva fare i controlli delle telecamere in un esercizio commerciale, in un'attività commerciale che è in via Strada per 12A. 12A da 22, voi capite che siamo lì. Ebbene, ma queste sono situazioni che dovevano essere da subito esplorate. Tra l'altro questa donna dice una cosa anche interessante per capire l'approccio, no? Dice: io poi dopo aver parlato con la polizia, quindi è una donna che ci ha messo la faccia, è una persona per bene, poi può darsi che si è sbagliata, ma guarda caso in via Strada per c'era diciamo uno dei siti dove si incontrava con Sterpin e guarda caso noi abbiamo una medicina legale che ci dice che addirittura la donna è potuta morire, no? È potuta morire il 3 di gennaio, quindi dal 14 al 3 gennaio, tant'è che nell'opposizione che noi facciamo prendiamo un passaggio della procura dove dice: ma non è detto che lei non avesse addirittura la possibilità di lavare i vestiti oppure che guardasse queste persone che si muovevano quando lei ancora era in vita. Questa donna dice tra l'altro che ha cercato di mettersi in contatto con il marito Sebastiano Visentini. Attenzione, siamo a dicembre, quindi il cadavere ancora non è stato ritrovato, tramite Messenger,
E Sebastiano Vicentin, questa donna, gli risponde: grazie, gentilissima, quello che ha fatto. Questa ribadisce ancora che l'aveva visto, e lui gli fa, gli manda cosetta là, quel disegnino che si manda su Messenger con il pollice alto più. Sebastiano Vicentin non è andato da questa signora a dirgli: ma che è successo, fammi vedere, andiamo insieme, hai fatto una fotografia, mi apposto, ci vado io, non ci vado io. E però, guarda caso, questa persona viene vista in quella via Slataper, dove Claudio Sterpin dice di avere un posto al numero 22. Voglio dire, saranno coincidenze, saranno cose infondate. La polizia è andata a controllare e guarda caso va proprio in via Slata per 12 qualcosa. È importantissimo. Cioè, io ricordo, la signora ha detto: io non avevo seguito, avevo sentito a malapena, non avevo visto la foto, non avevo visto niente. No, vado a memoria di quella testimonianza perché mi contattò. Noi ci abbiamo parlato a lungo con questa signora, che ricordo ha un impiego importante, cioè non è, quindi non è, non è quindi per niente. Per quello, per noi aveva assunto tra l'altro ulteriore importanza nel momento in cui sono emerse una serie di cose, no? A distanza di tempo. Quindi ho detto: ma guardate, allora, se non si sa quando è morta, allora poteva avere senso quella signora lì, no? Quello che raccontava la signora. E ricordo, io non avevo seguito molto. Sento questa signora che dietro di me che fa come un gesto di stizzo, una cosa del genere, o si schiarisce la voce o è scocciata, va di corsa, mi giro, la vedo. La signora la vede solo dopo la foto di Liliana Resinovic, cioè non l'aveva vista prima, ed è lì che fa la connessione tra questa foto e la signora di cui aveva sentito il verso, che l'aveva superata proprio a zona ospedale maggiore, no? Per essere chiari. Allora, velocissimi, che poi voglio sentire ancora, vai, prego Nicolò. Elemento che dà il cortocircuito a questa storia, a questa vicenda, perché poi leggendo nelle carte di indagine si legge: squadra mobile acquisisce le immagini di telecamere di sorveglianza della zona di Piazza Ospitale e via dicendo, e però non emergono elementi utili ai fini dell'indagine. E quindi da un lato c'è la testimonianza importante di una persona che dice: sì, ho visto, sono convinta che fosse Liliana, e poi dall'altro lato invece la storia delle telecamere, che poi è l'altro grande tema, no? Cioè, le telecamere che la inquadrano, non la inquadrano, quali linee dell'autobus sono state prese e quali linee dell'autobus non sono state prese, perché la caserma dei carabinieri da San Giovanni solo 2 o 3 giorni e non invece tutta una serie di altre giornate, perché non la si vede, perché non la si inquadra, perché l'ultima immagine è quella davanti alla chiesa e poi scompare totalmente nel nulla. E quindi di conseguenza È molto complesso quello che si diceva all'inizio, cioè c'è una marea di cortocircuiti. E ciò crea, tra l'altro, due storie parallele, se non di più, no? Tra chi sostiene che Liliana sia morta il giorno della scomparsa e chi sostiene che Liliana allora forse ha passato del tempo da qualche parte, con una se qualcuno lo ha vista. Credo che condividiamo tutti, che vogliamo sapere, cioè, ed è giusto che appunto si sappia. Non ce ne vogliano pubblico ministero Maddalena Chergia e il procuratore capo Antonio De Nicolo, ma insomma. Sapere se Liliana è morta è tra il 14 dicembre o il 3/4 di gennaio, dal punto di vista anche giornalistico cambia totalmente tutto, la storia. Certo. Allora, avvocato, aiuti di 5 minuti, quindi non voglio che ci perdiamo cose che lei giustamente vuole raccontarci stasera. Sterpin, altro aspetto, se c'è qualcos'altro. Secondo, la pista di quegli amici che non piacevano a Liliana ha rilevanza o no, dal vostro punto di vista? A mio avviso non ha nessuna rilevanza. Ah, okay. Invece, secondo la nostra ricostruzione, proprio nel quadro di capire i reali rapporti tra Sterpin, Sebastiano Vicentin e Liliana, sarebbe importante, noi l'abbiamo sempre chiesto, finora non l'abbiamo ottenuto, ma continueremo a chiederlo e rispettosamente ci prenderemo i no, sperando che arrivino anche dei sì, perché li stiamo cercando di giustificare in modo oggettivo. Esistono delle intercettazioni che potrebbero chiarire, a nostro avviso, i reali rapporti tra Sebastiano Vicentin, tra Claudio Sterpin e la nostra Lilli. La nostra collega, la mia collega
le ha ascoltate, le ha ritenute rilevanti, tant'è che noi l'abbiamo chiesto alla Procura, l'abbiamo chiesto al GIP, ad oggi non l'abbiamo ottenuto perché potrebbero chiarire in realtà quali erano, diciamo, gli assetti in questa vicenda complessa di relazione. Avvocato, se ci dice una cosa del genere, come immaginerà, stuzzica non la nostra idea. Allora, ma deve chiudere il direttore adesso. No, adesso andiamo avanti. No, scherzo, però intendo dire, vuol dire che i tre si conoscevano, cioè quindi vuol dire che anche Sebastiano era a coscienza dell'esistenza di Claudio Sterpin prima dei fatti? Cosa vuol dire? Poi non so, sì, questo voglio volete dire, che voglio dire che ci sono queste intercettazioni, ripeto, ascoltate dalla collega, sì, Obizzi. Sono avvocato, sono telefoniche o ambientali? Sono mi sembra ambientali, ambientali, non lo dico con certezza, ma dico con certezza che esistono, sono due diverse intercettazioni nelle quali c'è questo scambio di, diciamo, versioni che secondo noi devono essere assolutamente acquisite e approfondite perché potrebbero dare delle risposte rispetto al quesito che diceva il direttore. Cioè, vuol dire che, no, allora, queste intercettazioni ambientali necessariamente sono tra, sono, i protagonisti sono Sebastiano e Sterpin. No, sono tra persone diverse, anche telefoniche, mi sembra, sicuramente esistono le intercettazioni, ma che possono disvelare a nostro avviso, sì, è la reale o quali erano, diciamo, i reali rapporti di relazione tra questi soggetti. E quindi perché non farlo? Perché l'indagine, certo, a nostro avviso deve essere un'indagine estremamente completa e solo così noi possiamo dire Liliana si è suicidata. Allora, avvocato, sì, senza dirci il chi, può dirci il cosa? Cioè, cosa dicono? No, il cosa è questo, cioè noi il cosa non è chiarissimo perché c'è bisogno ancora di sentirle meglio, perché ci sono delle parti dove il contenuto non è intelligibile, però sembra, cioè, ma parlano andare verso la direzione di un disvelamento di quello che sono, diciamo, ripeto ancora una volta, i tempi soprattutto di conoscenza, di relazioni tra questi soggetti, e potrebbe aiutarci a mettere sul giusto binario, ecco, la strada, perché non farlo? Certo, cioè, parlano. Evidentemente sono state ritenute rilevanti, però invece l'orecchio della collega, ma noi l'abbiamo già scritto, noi l'abbiamo già chiesto. Le ritenete importanti? Aspetti lì, cosa parlano, cioè raccontano qualcosa della vicenda in sé, cioè ci sono delle versioni, delle opinioni, della vicenda, non della vicenda omicidiaria o suicidiaria, ma di Sebastiano, delle relazioni, del vero assetto in campo. E io posso dire di aver conosciuto una persona oggi, mentre magari puoi parlare, cioè il rapporto tra Sebastiano e Sterpin a questo punto, della conoscenza, le relazioni di Diana, le relazioni di Sterpin, le relazioni di Vicentini, la conoscenza tra le persone, ecco, questo potrebbe essere interessante. A quel che noi sappiamo, raccontano qualcosa, scusami Gianluca, del matrimonio tra Sebastiano e Liliana? No, delle relazioni in generale. Va bene. Speriamo che come dire, all'interno ci sia qualcosa di, come dire, corposo, e che poi magari si possa anche ricostruire e potenzialmente anche andare avanti. Perché avvocato, ricordo l'aneddoto a chi ha letto il fascicolo. Sebastiano viene intercettato ambientalmente nella macchina, e quella macchina è intestata ancora a Liliana, lui si trova a Muggia e la polizia locale di Muggia mette sotto fermo amministrativo quella macchina, e quindi le intercettazioni ambientali decadono immediatamente. Allora, se io mi posso permettere in chiusura, ripeto con moltissima umiltà, in modo molto sommesso, io ho una convinzione che la medicina legale
purtroppo per tutta una serie di non ci dica molto. Di scivoloni che ci sono stati, non ci interessa più dire come, non potrà essere risolutiva. Quindi la medicina legale deve essere letta come uno degli indizi che vanno letti e messi insieme con tutti questi pezzettini. L'indagine deve essere a 360 gradi. Chiarissimo. Stiamo chiedendo umilmente di poter arrivare anche all'acquisizione di questo, visto che c'è un interesse superiore, che c'è una donna che sicuramente è morta a malo modo, che sicuramente il suicidio non è convincente, perché altrimenti i GIP non sono persone generose, applicano la legge e leggono gli atti, non hanno fatto un regalo a nessuno, hanno fatto un regalo al senso di giustizia e hanno applicato la legge, quindi non è che hanno detto 21 punti perché c'è la simpatia verso quello e quell'altro. Ma non c'è dubbio, anche questo è ovvio, anche da parte nostra. Io dico, vogliamo renderla più completa, con umiltà, noi siamo pronti a collaborare, perché non facciamo parte della squadra del suicidio, ne abbiamo ragione noi, ne ha torto nessuno. Avvocato. A cercare di dare la verità e dare un servizio qualificato con la nostra minima collaborazione, con i grandi strumenti, l'esperienza e la qualità degli investigatori di Trieste ad arrivare. Avvocato, quando sarà di nuovo a Trieste ci vediamo anche in studio, Ma con grande piacere, se poi dopo mi invita a cena. Cioè, se dopo mi invita o venite? Come conviene? No, è quello che non ho capito bene, però va bene, è ovvio. Grazie davvero all'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope Legale di Sergio. I vostri graditi ospiti. Aiutateci a fare giustizia. Questo, diciamo, il nostro obiettivo è almeno che non spariscano i riflettori, perché di dubbi ne abbiamo tanti anche noi, quindi cerchiamo ogni volta di scoprire qualcosa in più. Grazie davvero a Nicodemo Gentile per il suo lavoro, la sua presenza questa sera. Grazie a Gianluca Palladino e a Nicolò Giraldi. Grazie. Buonasera. A voi. Pochi istanti di pubblicità, fare una cosa che non ha fatto nessuno alla fine, è la storia del conflitto tra Israele e Palestina, tra poco. Allora, voglio salutare e ringraziare il professor Stefano Piloto, che è di nuovo con noi. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Alla fonte del quale ci abbeveriamo ogni volta che purtroppo c'è qualcosa da capire, e nello scenario internazionale degli ultimi anni è capitato più volte. È capitato, e una cosa più unica che rara che cercheremo di ripetere questa sera, professore, ricorderà molto bene, a pochi giorni dall'esplosione del conflitto in Ucraina. Quindi con lei abbiamo ripercorso tutta la storia. Oggi, invece di guardare schieramenti, citare le parole di Gutierrez che hanno avuto grande eco nelle ultime ore, no? Numero uno dell'ONU, e capire le ragioni solo dell'uno o dell'altro, faremo storia. Quindi trasformeremo di nuovo lo studio di Ring in un'aula magna, diciamo così. Innanzitutto, prima di cominciare, professore, che cosa si sente di dire di quello che legge? Lei non commenta l'attualità, no? Io leggo però... come tutti noi, buonasera a tutti. Siamo di fronte ad una nuova catastrofe, una tragedia umanitaria, il mondo assiste a questi massacri, a questi attacchi, a questa violenza, a questa ondata di sangue, molto spesso impotente, e quindi si appella alla diplomazia, sperando che la diplomazia possa raggiungere qualche risultato. Tuttavia siamo ancora in alto mare, come tutti sappiamo, con minacce da tutte le parti, e non sappiamo quando questa crisi terminerà, così come non sappiamo quando terminerà la crisi in Ucraina, quando non sappiamo come termineranno anche altre crisi. Ne abbiamo diverse centinaia nel mondo, certo. Solo che si parla solo delle grandi crisi, ma insomma abbiamo tutta una serie di crisi nel mondo che ovviamente attirano l'opinione pubblica. Non l'ho ricordato, ma è docente di storia delle relazioni internazionali e docente al MIB, alla School of Management. Israele e Palestina, storia di un conflitto, quello che faremo oggi, dalla sua, guardando quello che accade oggi con gli occhi della storia, i suoi, c'è in qualche maniera la possibilità che si risolva un conflitto mentre siamo concentrati su un altro? Cioè, è possibile che Putin si sieda a un tavolo di pace? Non credo, in questo momento non credo,
Credo peraltro che le grandi potenze, compresa la Russia, possono avere un ruolo diplomatico nella gestione del conflitto del Medio Oriente. Sulla questione ucraina non mi pronuncio, poiché non vedo in questo momento ancora nessuna schiarita in questo momento, quindi purtroppo la situazione rimane stagnante. Credi in un intervento dell'ONU? Cioè l'unica cosa che potrebbe fare è intervenire lì? Dove, in Ucraina? In Palestina. Ah, in Palestina. E adesso lo vediamo. Allora, il contributo che possiamo dare stasera è capire, grosso modo, perché siamo arrivati a questo, cioè qual è la ricostruzione storica. E oggi ci troviamo di fronte, grosso modo, alla competizione fra due diritti. Da una parte c'è il diritto del popolo ebraico, dello Stato di Israele, ad esistere, a vivere in pace e in sicurezza, dall'altra parte c'è il diritto delle popolazioni palestinesi, le quali si sono trovate negli ultimi decenni a essere completamente spodestate da quella che era il territorio nel quale erano vissuti per molti secoli. È chiaro che anche il popolo ebraico non veniva da lì, nessuno deve negare nell'antichità la presenza in Palestina del popolo ebraico, lo sviluppo del popolo ebraico e poi della diaspora dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., l'ingerenza anche dell'impero romano in tutto questo e poi la distribuzione degli ebrei in Europa nei secoli successivi, la competizione nel Medio Oriente anche all'epoca delle crociate, la questione delle terre sante. Abbiamo diversi secoli che adesso non possiamo riassumere in tre parole, certo, ma abbiamo ovviamente un'origine. Quello che poi interessa a noi sono gli eventi più recenti, cioè degli ultimi più o meno 100 anni. Allora, negli ultimi 100 anni non dobbiamo negare che durante la prima guerra mondiale, con la dichiarazione Balfour del 1917, gli inglesi ammisero il diritto da parte del popolo ebraico a poter ricostituire uno Stato, una entità che potesse accogliere gli ebrei. E tra l'altro durante la Prima Guerra Mondiale, e la prima cartina che vorrei mostrare è questa, durante la Prima Guerra Mondiale gli inglesi e i francesi in gran segreto si erano messi d'accordo un po' per spartirsi il Medio Oriente seguendo il principio dei protettorati o dei mandati. E allora con gli accordi Sykes-Picot, già in questa cartina lo possiamo vedere, i francesi avrebbero avuto l'influenza e il diretto controllo in una zona dell'Anatolia e nell'attuale più o meno Siria e Libano, mentre gli inglesi avrebbero avuto un diretto controllo nel territorio dell'Iraq, della Transgiordania, e poi c'era la Palestina. E allora quella Palestina già si cominciò a pensare ad una gestione internazionale. Peraltro questo era stato ripreso anche un anno più tardi con gli accordi di San Giovanni di Moriana. Questa è la cartina che un grande storico italiano, Mario Toscano, ha pubblicato nel suo bel libro sugli accordi di San Giovanni Moriana, in cui entrò anche l'Italia, perché l'Italia aveva ricevuto le promesse per entrare dalla parte delle forze alleate della Triplice Intesa, quindi nella Prima Guerra Mondiale, a condizione che poi a guerra vinta gli italiani potessero ottenere diversi territori, quindi le terre irredente, Trento, Trieste, l'Istria, la Dalmazia, e poi si era parlato anche di un'influenza nel Levante, ma furono gli italiani a sollevare la questione e dire: ma quale sarà questa influenza nel Levante? E lì si mantenne la presenza francese e britannica nel Medio Oriente, mentre nell'Anatolia all'Italia si dette l'influenza nella zona di Adalia, che oggi si chiama. Siamo qui, professore? Qui siamo nel 1917, siamo nell'aprile e agosto del 17, quando appunto arrivò questa importante decisione. Ma poi si arrivò al periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale e quindi con la decisione del Trattato di Losanna del 1923, la Francia e la Gran Bretagna ottennero ufficialmente i protettorati in questi territori, e per quanto riguardava appunto la Palestina rientrò nei mandati britannici. Quindi furono poi i britannici a gestire nel periodo fra le due guerre il territorio della Palestina. Quando poi si arrivò al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, ecco che arrivò un piano di divisione della Palestina per dare al popolo ebraico un focolare
per permettere al popolo ebraico di avere un proprio Stato, per cercare di aiutare il popolo ebraico dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Pensiamo all'Olocausto, a quello certo. che era successo in Germania e a tutte le sofferenze a cui erano stati chiamati appunto e questa era la divisione ebrei. Prevista. E questa era la divisione, allora la vediamo molto bene. Erano stati abbozzati due Stati, quello blu sarebbe stato appunto lo Stato ebraico e quello verde sarebbe stato uno Stato arabo, vicino agli altri paesi arabi che si erano poi venuti consolidando in quegli anni. Per cui all'inizio due stati con Gerusalemme zona internazionale. Ma cosa successe? Immediatamente le popolazioni arabe manifestarono grande ostilità nei confronti di questa idea della creazione di uno Stato di Israele così nata ad hoc sulla carta, con la matita sulla carta, e quindi ci fu subito una prima guerra nel 1948 e 49, e dopo questa prima guerra Israele consolidò la propria il controllo sul territorio e scomparve la possibilità di uno Stato arabo e palestinese. E a quel momento quindi iniziò la radicalizzazione del conflitto, cioè l'opposizione fra le popolazioni arabo-palestinesi sostenute da tutte le popolazioni arabe circostanti, faccio presente una parte del Libano, la Siria, la Giordania, l'Egitto e poi le altre popolazioni arabe che avevano fatto parte dell'impero ottomano, perché dobbiamo pensare alla solidarietà musulmana fra tutte queste popolazioni, c'è dietro un forte conflitto di natura anche religiosa, non lo possiamo negare. Certo. Per cui questa fu la situazione e per molti decenni si nacquero dei movimenti, dei gruppi, tra cui il più importante fu l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, il cui capo storico fu Yasser Arafat, e all'inizio i palestinesi dissero che volevano la distruzione dello Stato di Israele. Questa idea della distruzione dello Stato di Israele avrebbe portato poi Israele nel 1967 a colpire in modo preventivo, la famosa guerra dei sei giorni che permise a Israele di occupare altri territori circostanti per evitare di essere vittima di un attacco congiunto da parte di Siria, Giordania, Egitto che avrebbero potuto distruggere lo Stato di Israele. Sempre all'interno di quei confini? No, poi Israele occupò la striscia di Gaza, tutta la penisola del Sinai, la Cisgiordania e le alture di Golan. E si riteneva che questi fossero dei territori strategici per Israele per potersi difendere di fronte ad un attacco congiunto da parte dei paesi arabi circostanti. Il mondo disse: questa guerra preventiva è illegale, è del tutto illegittimo, quindi Israele deve liberare questi territori, ma nessuno poté costringere Israele a liberare quei territori, perché l'unica organizzazione mondiale che potrebbe prendere una decisione cogente nei confronti di Israele è l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma il Consiglio di Sicurezza conta al proprio interno 5 paesi membri permanenti che godono del diritto di veto, e siccome gli Stati Uniti d'America hanno sempre sostenuto la causa israeliana anche per la presenza della fascia della classe ebraica all'interno della popolazione statunitense, non c'è mai stato un consenso all'interno del Consiglio di Sicurezza. Gli Stati Uniti avrebbero potuto porre il veto di fronte a risoluzioni cogenti nei confronti di Israele. Certo. Quindi la situazione andò avanti per anni. Nel 1973 l'Egitto cercò, con la famosa guerra dello Yom Kippur, di sorprendere Israele per recuperare la penisola del Sinai e non ci riuscì solo in un primo momento, ma poi Israele reagì in modo molto tempestivo e di conseguenza le truppe egiziane vennero respinte e Israele continuò ad occupare la penisola del Sinai, e parallelamente iniziarono gli insediamenti israeliani negli altri territori occupati, quindi a Gaza e anche soprattutto in Golan e in Cisgiordania. E la questione della Cisgiordania poi la riprenderemo, perché
Negli anni successivi si cercava una soluzione del conflitto, ci riuscì parzialmente il presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, il quale con gli accordi di Camp David alla fine degli anni 70, 1978-79, riuscì a mettere d'accordo gli israeliani, e qui vediamo il primo ministro israeliano Menachem Begin, e gli egiziani, e vediamo il presidente dell'Egitto Anwar el Sadat. Per la prima volta un paese arabo, l'Egitto, riconosceva l'esistenza di Israele e il diritto di Israele a, appunto, ad esistere. Questa foto storica. Una foto storica. Uh-huh. I due uomini di Stato presero il premio Nobel per la pace, ma Anwar el Sadat pagò con la vita. Venne ucciso un anno e mezzo dopo al Cairo durante una sfilata militare, e i soldati che sfilavano, passando davanti alla tribuna delle autorità, fecero fuoco sulle autorità e uccisero il presidente Sadat. Quindi la frangia radicale dei fratelli musulmani, della popolazione araba, che non condivideva l'accordo, non perdonò a Sadat di aver stretto la mano allo Stato di Israele, che dal punto di vista arabo, palestinese, era considerato come uno stato criminale, terrorista, violento, e che aveva usurpato la terra degli arabo-palestinesi. E questo fu un primo messaggio forte, cioè non venne perdonato a Sadat di aver riconosciuto lo Stato di Israele. I negoziati andarono avanti, si arrivò poi nel 1993 ai famosi accordi di Oslo, e con gli accordi di Oslo, che peraltro poi sarebbero stati favoriti dalla diplomazia del presidente Bill Clinton. Nel contempo, quello che non ho detto è che con gli accordi di Camp David è vero che l'Egitto riconosceva Israele, ma Israele restituì all'Egitto il Sinai. Ecco, infatti nel 1985 Israele continuava a controllare Gaza, la Cisgiordania e il Golan, ma non più il Sinai, che era stato restituito all'Egitto. Nel 1993 si arrivò poi agli accordi di Camp David, e qui vediamo la fotografia tra il leader storico della palestinese, cioè Yasser Arafat, con il primo ministro israeliano Isaac Rabin, e con quegli accordi per la prima volta le due parti si riconobbero, cioè i palestinesi riconobbero lo Stato di Israele e quindi il diritto di Israele a esistere, e Israele riconobbe il diritto della parte palestinese a creare uno Stato. Ma gli accordi di Oslo furono vaghi e non vennero mai applicati, perché qual era questo Stato? Doveva essere uno Stato da disegnare all'interno della Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Anche gli accordi cosiddetti di Oslo II poi non vennero mai ben applicati. Ai palestinesi venne dato il controllo di alcune città della Cisgiordania, ma non del territorio continuo della Cisgiordania. Può farci rivedere la cartina, professore, solo per ricordare, certo, Cisgiordania la e Cisgiordania, Gaza, vediamo, quali sono? Eccole è qua. Questa parte che va al di là del fiume Giordano, che si trova lì, e che questa era un'area che faceva poi parte, doveva far parte della Giordania. Poi la Giordania la perse, e poi la Giordania perse, riconoscendo lo Stato di Israele, anche la Giordania lo riconobbe poi nel 1994, e riconoscendo lo Stato di Israele, la Giordania in realtà mise a disposizione la Cisgiordania per la creazione di uno Stato palestinese. Non dimentichiamo oggi che la moglie del re di Giordania, la regina Rania, ha origini palestinesi. E infatti si è espressa nel momento di questa terribile crisi. Dopo il 7 ottobre. Quindi siamo arrivati al momento in cui poi, dopo il 1985, dopo il 1993, si è arrivati appunto agli accordi di Oslo, con il mutuo riconoscimento e con il diritto sulla carta dei palestinesi di creare un proprio Stato. Che in realtà non è mai avvenuto. Non è mai avvenuto, perché era tutto che sarebbe stato vago. Uno Stato slegato, tra l'altro, sì, no? perché c'è Israele in mezzo. Come si collega la striscia di Gaza con la Cisgiordania? Esatto. Quindi sarebbe stato uno Stato discontinuo. Inoltre venne creata una autorità nazionale palestinese, a cui capo prima c'era ovviamente Arafat, poi nel 2004 morì Arafat e il suo successore è l'attuale presidente Abu Mazen. Allora,
In quegli anni poi iniziarono la prima intifada, la seconda intifada, cioè la lotta della parte palestinese contro il lancio dei sassi, no? Il lancio dei sassi si vedeva nel periodo successivo, si assisteva a questo conflitto persistente in Palestina. Israele ovviamente, tra l'altro Israele non favorì la nascita di uno Stato palestinese, poiché temeva lo sviluppo della parte radicale palestinese, che sarebbe stato appunto Hamas. Hamas è l'anima più radicale, mentre Al-Fatah è la parte più moderata palestinese, e Abu Mazen in realtà si riferisce più ad Al-Fatah, è considerato più non tanto falco, ma una colomba. Ormai non si sente più Al-Fatah praticamente, no? Mentre pesa poco. Hamas ha vinto poi le elezioni all'interno della comunità palestinese, e quindi quando nel 2005 gli israeliani, al tempo in cui Ariel Sharon, che era un altro falco israeliano, era stato generale esercito, primo ministro del partito del Likud, che è il partito conservatore israeliano, decise con la forza di costringere i coloni israeliani a Gaza, di lasciare Gaza per trasmettere Gaza ai palestinesi. E da quel momento però a Gaza si venne sviluppando soprattutto l'anima radicale, cioè Hamas. Cioè nel momento in cui dice venite via da lì, disse ai suoi lasciate Gaza perché diamo Gaza ai palestinesi. E il paradosso invece che si radicalizza. E invece i palestinesi ci andarono a Gaza, però proprio a Gaza si venne concentrando l'anima più dura palestinese, cioè Hamas. Allora Hamas non vuole riconoscere Israele, mentre Al-Fatah sì, perché Al-Fatah aveva firmato gli accordi di Oslo, quindi Hamas non crede in Israele, lo considera uno Stato violento, uno Stato criminale, uno Stato... Nello statuto ha l'eliminazione. No? La cancellazione di Israele. E quindi Israele dice noi non ci sediamo a negoziare con un gruppo che consideriamo un gruppo terrorista, cioè per noi, disse gli israeliani, Hamas è un gruppo terrorista. E quindi si è andati avanti con i conflitti negli anni 2000, che ha portato a tutta una serie di eventi, tra cui l'uccisione da parte della destra israeliana di Isaac Rabin. Anche gli israeliani non perdonarono a Rabin questa stretta di mano, perché questa stretta di mano rappresentava in realtà un semaforo verde anche per gli estremisti palestinesi, che avrebbero approfittato di questo momento, chiamiamolo, di debolezza israeliana. Quindi la situazione è incandescente, si è arrivati poi al tentativo di riconoscere l'autorità nazionale palestinese all'interno delle Nazioni Unite, e anche lì non c'era mai stato il consenso. Quindi per tutti questi anni, dal 1993 al 2023, sono passati 30 anni. In 30 anni i palestinesi hanno atteso che si concretizzasse la realizzazione di uno Stato. E invece questo Stato non è stato creato, anzi la cosa paradossale è che nella parte della Cisgiordania gli israeliani hanno continuato a sviluppare degli insediamenti, cioè hanno continuato un po' a colonizzare quella area della Cisgiordania che invece dovrebbe rappresentare lo Stato palestinese. Allora uno si chiede, ma come mai, se a Oslo gli israeliani avevano accettato l'idea di uno Stato palestinese, avevano accettato l'idea che questo Stato avrebbe dovuto svilupparsi in Cisgiordania, e poi come mai mandano i loro cittadini a stabilirsi in Cisgiordania e hanno costruito un muro di protezione per gli insediamenti ebraici? Questo risulta a volte difficilmente comprensibile, perché se uno va verso una spartizione del territorio con due stati, uno stato ebraico israeliano e uno stato arabo palestinese, occorre che entrambi si rispettino. È pur vero che nello stato israeliano vivono delle comunità palestinesi, esatto. È pur vero che vivono delle però comunità, però non si fanno i muri, i muri, sono ovviamente, vivono accettando la giurisdizione dello Stato israeliano. Invece lì è come si creassero Israele delle enclave, dice, come esistono dei palestinesi nel nostro Stato, non vediamo perché non debbano esistere anche degli israeliani, esatto, che vivono dubbio in Cisgiordania. Però la questione del muro lascia molti interrogativi. Quindi oggi viviamo
di fronte ad un'esplosione di violenza che è iniziata con l'attacco di Hamas, questo lo bisogna dirlo assolutamente, ma qualche mese prima gli attacchi israeliani a Gaza avevano avuto come obiettivo quello di uccidere tre capi della formazione di Hamas, quindi è chiaro che loro, noi adesso non siamo né israeliani né palestinesi, guardiamo dal di fuori, però tra di loro considerano che l'altro ha cominciato per primo ad attaccare, quindi questa è una reazione della reazione della reazione, è una catena di reazioni. Quella che è iniziata il 7 di ottobre non è una storia che è iniziata il 7 ottobre, è una storia che è iniziata molti decenni prima. Quindi è probabile, ma io faccio semplicemente una supposizione, che dal punto di vista palestinese ci sia una sorta di forte insofferenza per le condizioni in cui vivono le popolazioni palestinesi anche a Gaza. Non dimentichiamo che Gaza è completamente circondato, gli israeliani controllano tutti gli accessi terrestri a Gaza e anche gli accessi marittimi. Perché? Perché gli israeliani vogliono evitare che arrivino le armi ad Hamas, le armi arrivano lo stesso. Poi c'è ovviamente il sostegno degli altre entità come Hezbollah che si trova nel sud del Libano. Hezbollah che viene sostenuto dall'Iran, molti commentatori negli ultimi giorni hanno scritto del coinvolgimento dell'Iran, c'è stata anche una battuta tra l'Iran e Israele. L'Iran ha detto a Israele non colpite ulteriormente Gaza e Israele ha detto siamo pronto a colpire voi, come dire, Israele ha risposto in modo estremamente determinato. Israele gode di una forza militare e anche di una forza della rete di informazioni. Il Mossad è probabilmente uno dei migliori sistemi di informazioni del mondo. Servizi segreti. Israele vive accerchiato dalle popolazioni arabe, all'interno delle quali vi sono anche formazioni radicali, violente, che possono rappresentare un'enorme minaccia per la popolazione israeliana. Quindi dobbiamo cercare di capire il problema da entrambe le parti, cioè cercare di immedesimarci. Se noi vivessimo in una città israeliana, in un kibbutz, e volessimo mandare i bambini a scuola e vivere in pace, sappiamo che non lo possiamo fare perché dall'oggi al domani potrebbero arrivare degli attacchi da parte delle formazioni radicali palestinesi. Ma se vivessimo in Cisgiordania o a Gaza, ci troveremmo anche lì completamente circondati, soffocati anche dal punto di vista alimentare ed economico. Non dimentichiamo questo. Quindi la grande insofferenza attuale di Hamas e della popolazione arabo-palestinese è dovuta al fatto che le condizioni di vita sono difficilmente accettabili. E soprattutto c'è una questione legata alla dignità. Cioè per 30 anni queste popolazioni palestinesi si sono sentite un po' prese in giro perché gli avevano promesso di creare uno Stato e lo Stato non è mai stato creato e anzi aumentano gli insediamenti in Cisgiordania. Di conseguenza è chiaro che all'interno della popolazione palestinese ci sia questo enorme scoramento, questa delusione che può sfociare nella violenza, nel terrore. Non si giustifica nulla, ma si cerca di capire come si può arrivare a questa atrocità che abbiamo davanti. Le chiedo l'ultima cosa, professore. Quindi questa è la Cisgiordania dove vediamo gli insediamenti, no? In quei puntini esatto. Là che lei ha evidenziato. Lei ha parlato in questa nostra lezione di solidarietà musulmana, no? Allora. Certo. E oggi? No, perché c'era lo storico incontro che si preparava con l'Arabia Saudita, tra esatto. Israele e l'Arabia Saudita. C'è l'Egitto, che ruolo ha oggi? L'Iran lo ha detto? Perfetto. Allora, negli ultimi tempi, soprattutto durante l'amministrazione di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno facilitato un dialogo fra Israele e alcuni paesi arabi, tra cui l'Arabia Saudita, anzi oggi il Qatar. Quindi c'è un dialogo, attenzione, cosa vuol dire un dialogo? Un dialogo non vuol dire amore, non vuol dire amicizia esasperata. Il dialogo vuol dire che si parlano. Già parlarsi vuol dire rispettarsi a vicenda, perché quando uno non riconosce l'altro, non riconosce il diritto all'esistenza dell'altro, esatto. Non gli parla nemmeno. Quindi il dialogo vuol dire che si parlano, ma è inevitabile che pur nelle differenze dell'interpretazione della dottrina islamica, sappiamo che c'è soprattutto la parte sunnita e la parte sciita, ma malgrado tutto ciò vi è una forte solidarietà delle popolazioni musulmane
con i palestinesi. Infatti, tra l'altro, l'Iran che è sciita, Hezbollah è sciita, ma molti palestinesi sono sunniti, anzi la maggioranza sono sunniti, ma c'è lo stesso una forte solidarietà in questo momento, e lo vediamo anche nel mondo con le reazioni delle comunità musulmane in Germania, in Francia e in altri paesi che solidarizzano soprattutto con la parte palestinese. È chiaro che la parte israeliana è minoritaria dal punto di vista dei numeri, però è molto forte dal punto di vista delle risorse, certo, e degli mezzi e degli strumenti, e poi c'ha un grande alleato che sono gli Stati Uniti d'America. Quindi è chiaro che il mondo assiste attonito a queste scene. Abbiamo visto anche come è stato colpito l'ospedale di Gaza qualche giorno fa, delle scene raccapriccianti, così come quelle dell'Ucraina, così come quelle abbiamo assistito qualche settimana fa alla tragedia degli armeni nel Nagorno-Karabakh o Artsakh. Abbiamo assistito a tante scene terribili nei paesi africani in passato, le scene in Nigeria, Boko Haram, la questione del Ruanda diversi anni fa. Abbiamo assistito a delle scene raccapriccianti. Oggi la diplomazia deve agire, si deve cercare di interrompere prima possibile i combattimenti, di evitare nuovi attacchi. Abbiamo evocato in questo momento la crisi fra il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e la parte israeliana per il discorso che ha tenuto Guterres, ma Guterres ha cercato anche di mettere sul piatto la questione umanitaria, cioè le popolazioni inermi palestinesi devono subire questi bombardamenti come rappresaglia? Israele ha sempre lanciato questo messaggio al mondo, ha detto: noi non è possibile sedersi a un tavolo con Hamas, con quelli che noi giudichiamo dei terroristi. Perché non è una democrazia, cioè quello. Israele ha detto: l'unica legge che noi applichiamo è occhio per occhio, dente per dente. Vale a dire, se loro colpiscono, noi sistematicamente e scientificamente reagiamo. E colpiamo, loro ammazzano la nostra gente, noi ammazziamo la loro gente. Cioè lì il tema è: non c'è la possibilità di creare un partito, un movimento alternativo, perché lì è Hamas che tra l'altro sfrutta anche la popolazione per nascondersi. La popolazione di Gaza è fedele ad Hamas in maggioranza. Perché non può di certo opporsi. Allora, adesso è interessante assistere ad un aspetto. Uno delle volontà israeliane, degli auspici israeliani, è che ci fosse un grande esodo da Gaza, in modo che Gaza si svuotasse e che si potesse, nel caso, colpire Gaza per colpire soprattutto i radicali, i capi di Hamas. Ma tutto questo è impossibile. Non sono lì. Sia perché molta gente non è andata via da Gaza, secondo perché anche l'Egitto, che confina con Gaza, ha limitato l'esodo. Esatto. E in terzo luogo perché comunque poi gli esuli, come noi sappiamo, rappresentano un problema per i paesi che poi li devono ricevere. Quindi è chiaro che quando ci furono ad esempio le popolazioni palestinesi che si rifugiarono nel sud del Libano, ci furono gli anni in cui le popolazioni palestinesi si rifugiarono nel sud del Libano, eppure anche lì l'aviazione israeliana arrivò per colpire le popolazioni palestinesi che vivono nel sud del Libano. Per cui è molto difficile poi trovare una soluzione. Io credo che la diplomazia deve con grande pazienza lavorare per cercare di trovare una soluzione che comporti l'esistenza di due stati, entrambi riconosciuti, entrambi sicuri nei propri confini, con il reciproco rispetto fra le popolazioni e con la supervisione, nel caso, della comunità internazionale attraverso le Nazioni Unite. Ma in un flash veramente, e l'Egitto? Allora, cioè, quella solidarietà che diceva, c'è una solidarietà egiziana con la parte palestinese, c'è sicuramente. Wow. I fratelli musulmani da cui nacque Hamas erano nati in Egitto, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è una solidarietà musulmana, è inevitabile. Consiglio agli spettatori di leggere un bellissimo libro che è stato scritto nel 2019, quindi 3-4 anni fa, appena prima della pandemia. Lo ha scritto un libanese, che oggi è un grande intellettuale, membro dell'Académie Française a Parigi, e che si chiama Amin Maalouf. Ha scritto un libro il cui titolo è Il naufragio delle civiltà. È stato anche tradotto in italiano, ha vinto molti premi, è una meravigliosa ricostruzione della vicenda mediorientale,
Tra l'altro Amin Maalouf è libanese, ma sua madre era egiziana, quindi aveva delle origini proprio anche egiziane. E come si è sviluppato questa catastrofe? Beh, lui lo spiega molto bene in questo libro e consiglio a il chi naufragio vuole, delle, civiltà. Delle civiltà. A chi vuole approfondire questo aspetto, consiglio anche questo tipo. Grazie di davvero, come sempre, per questa grazie lezione. Ci ha aiutato moltissimo il professor Stefano Pilotto, docente di storia delle relazioni internazionali e docente al MIB. Grazie davvero. Grazie a tutti. Buon lavoro e grazie a voi per averci seguito. Buonanotte da Ring.